richiami conservatori. Molte delle cose che stanno venendo avanti sono cose che noi rivendichiamo da anni. Abbiamo chiesto sempre che ci fosse un abbassamento del livello di tassazione del lavoro a partire dai lavoratori dipendenti. L'avevamo ottenuto con Prodi, poi è sparito nelle nebbie. L'abbiamo chiesto a Letta e ci aveva dato 14 euro. L'abbiamo vissuto un po' come una mancia, sicuramente non risolutivo dei problemi. Gli 80 euro che il governo dice che avremo in busta a maggio sono sicuramente un segnale importante, perché raccoglie quella che è una nostra richiesta. Ma noi vogliamo che questa misura sia strutturale, non una tantum. Noi vogliamo che l'insieme della tassazione sul lavoro diminuisca, vogliamo che siano tassate di più le rendite finanziarie, tutti provvedimenti che sono stati annunciati e che noi ci attendiamo e che sicuramente non ci potranno che vedere d'accordo. Quello che noi diciamo è però che se qualcuno pensa di poter fare da solo in questa situazione, noi siamo facce di profeti a dire che le cose saranno molto molto più difficili. Lo dico in rappresentanza di CGIL, CISL e UIL con la tranquillità di chi rappresenta milioni e milioni di lavoratori, di pensionati. E discutere è una cosa oltre che sana, anche ricca, che porta a condividere le cose. Il sindacato, dicevo, non è un gufo e non è un conservatore, siamo le organizzazioni che hanno sottoscritto l'accordo sulla scala mobile dividendoci e soffrendoci sopra, siamo il sindacato che ha condotto la lotta per il terrorismo per difendere questa democrazia. Non abbiamo paura dei cambiamenti, vogliamo che le cose cambino. Ieri